È arrivato il momento di svaffare. Svaffo web. Siamo riusciti a portare anche il pugilato qua a Pannarano, penso che non ci sia mai stata una riunione di pugilato. Vedo che al pubblico è piaciuto, alla gente di Pannarano è piaciuto, quindi sono accorsi in tanti, quindi penso che la cosa si potrà riproporre anche l'anno prossimo. Dobbiamo ringraziare chi ha collaborato con noi, il comune, il comitato Festa e nonno Mario che ha voluto fortemente questa riunione per i nipoti che sono originari di Pannarano, quindi abbiamo Amedeo che è medaglia d'argento al torneo Italia, quindi stasera ci deterà un poco con le sue performance, sperando in un incontro di alto livello. Abbiamo quasi tutti i pugili nostri di casa a combattere, di solito erano dai 3 ai 4, stasera abbiamo ben 8 pugili dei nostri che combattono qui in Valle Gaudina. Noi apriamo un discorso anche ad altre palestre che vorrebbero affiliarsi alla FP, magari cercando di creare, anche se a nostro discapito, come si suol dire, tra virgolette, una concorrenza sportiva, ma ci farebbe piacere che nascerebbe altre palestre di pugilato nella Valle Gaudina. Partirà domani per gli europei, non conoscendo ancora né l'avversario né il posto. Pia, cosa si prova ad essere convocati per andare a fare gli europei? Perché sappiamo benissimo, ci andrai perché hai fatto già il passaporto. Sì, sì, sarà un'emozione grandissima perché sarà la mia prima europea. È il mio primo europei e spero che andrà tutto bene. Ti sei preparata nel miglior modo possibile? Sì, 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 sto al 100% e spero di dare al massimo tutto. Riuscirai a portare a casa un risultato? Ci speri? Visto le altre gareggianti, pensi di far bella figura? Penso proprio di sì, perché qui ci sta la mia famiglia, la mia palestra che crede in me e spero di dare tutto il massimo. Come detto, io sono un collega giornalista, faccio tutt'altro nella vita, ma la Sannio Box dà anche questa opportunità di incrociare i guantoni anche per chi non è un agonista. Però, come vediamo alle nostre spalle, in questa splendida serata sportiva a Pannarano ci sono tanti atleti agonisti che incrociano i guantoni in una splendida iniziativa. Ricordiamo che la Sannio Box comunque dà l'opportunità ai tanti come me, che non sono atleti di un gran calibro, di poter divertirsi in questo sport che non è violenza, ricordiamo, è arte, nobile arte se praticata con delle regole ferree e soprattutto di civiltà. Ma ricordiamo che la Sannio Box riesce anche a sfornare atleti importanti come Luigi Ferrara, lo stesso che sta combattendo alle nostre spalle, come Stefano De Vizza che ha combattuto prima, come i gemelli di San Martino, Amedeo e Francesco Porcaro che si esibiranno tra poco, e come Pia Regione che sta disputando importanti selezioni nazionali. Insomma, Stefano Viglione ha messo in piedi una bella palestra con importanti promesse insieme alla moglie, anche una pugile Pasqualina De Ripari. Per adesso ci divertiamo qui a Pannarano in questa splendida serata sportiva di box. Un'iniziativa che abbiamo accolto con grande piacere dal primo momento. Vedo appunto che c'è una grandissima attenzione, perché il pugilato appunto è uno sport che pochi tra i giovani frequentano, pochi tra i praticano, ma credo che sia uno degli sport più onorevoli anche da un punto di vista etico e morale, e che possa trasmettere appunto, e può trasmettere, valori importanti, soprattutto quali il sacrificio e la dedizione al lavoro che appunto è la box e il pugilato in sé, credo che possa trasmettere. Quindi credo che è un'iniziativa che spero e credo possiamo ripetere anche nel prosieguo nei prossimi anni, e sicuramente saremo al fianco di questo club che non conoscevo, devo dire la verità, ma che veramente vedo benissimo organizzato sotto tutti i punti di vista.